Una buona serata e ben ritrovati per l'edizione della sera del nostro telegiornale. In apertura le notizie dall'estero. In Francia, a Parigi, grande manifestazione per protestare contro la riforma del lavoro voluta dal governo francese. E non sono mancati incidenti tra forze dell'ordine e casseur in servizio. Occupiamoci adesso brevemente delle condizioni dell'ex premier Berlusconi, che martedì è stato sottoposto ad un intervento a cuore aperto di 4 ore per sostituire la valvola aortica. Secondo le informazioni giunte dall'ospedale San Raffaele di Milano, le condizioni dell'ex premier dopo l'operazione sono state definite soddisfacenti e tra l'altro si è anche parlato del fatto che Berlusconi rimarrà in degenza in terapia intensiva, dopodiché comincerà la riabilitazione che durerà praticamente nell'arco di un mese. Un anno fa a Cerignola ci fu l'elezione a sindaco della città opantina di Franco Metta, leader del movimento politico 5 Stelle. È passato un anno da quella elezione e tanti sono ancora i problemi che l'amministrazione comunale deve ancora risolvere. Il servizio. Adesso occupiamoci di cronaca. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Bari hanno posto sotto sequestro una vasta area del palazzetto dello sport di Cerignola Nando Di Leo. Si tratta di spazi che dovrebbero essere occupati dalla pista di mountain bike, attualmente in fase di realizzazione. Secondo le informazioni, il gruppo speciale si è attivato in base a una segnalazione anonima, la quale riferiva della presenza di materiali pericolosi. I militari avrebbero trovato dei pannelli di amianto. Comunque, dal provvedimento non è interessata l'ala in cui si accede ai locali del palazzetto, per intenderci palestre e spogliatoio. E adesso un'ampia pagina sportiva. Il giorno dopo la bella vittoria ottenuta dalla nazionale azzurra di Conte a sorpresa contro il Belgio, che di fatto ha fatto cominciare in maniera positiva l'avventura agli europei di calcio. Adesso ci si prepara per la sfida di venerdì contro la Svezia. Intanto oggi altre due partite che vedranno protagoniste all'esordio Austria e Portogallo. Per intanto facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo ieri. Ed è tutto per quanto concerne questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, con la prima edizione domani mattina alle 9. A tutti, un buon proseguimento di serata.